o che hanno una visione distorta, come si diceva nel pomeriggio, di te. Io voglio presentarti quelle persone perché davvero questa serata sia una serata che richiama tutti all'amore, che è il centro della nostra vita. E vogliamo da subito ringraziare il Signore, perché sappiamo che Lui è fedele, che la Sua opera è continua e che Lui già precede. Quando arrivano, ben arrivati, quando arrivano le preghiere nel nostro cuore, in realtà sono già state mandate da Lui. E vogliamo dirglielo insieme. Grazie Signore, grazie. Benedetto Tu sei, Signore, Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti amiamo, Signore. Ti amiamo davvero per questo amore incredibile, questo amore che non lascia fuori nessuno, Signore. Signore, sei straordinario. E ti benediciamo perché ci hai scelti, magari degli strumenti un po' stonati, magari non del tutto accordati, anche senza magari, Signore. Ma comunque Tu ci hai scelti uno per uno. E io voglio chiederti di guardare il fratello e la sorella che il Signore ti ha messo accanto, perché questa sera, attraverso lui, attraverso lei, la melodia dell'amore che verrà dal tuo cuore sarà perfetta. Esattamente quel fratello e quella sorella il Signore aveva pensato dall'eternità. E io ti ringrazio, Signore. Ti benedico davvero per l'unicità di ognuno di noi. È come un puzzle che, se manca un pezzettino, Signore, questo puzzle non è perfetto, invece così, Signore, tutto è perfetto. Ti lodiamo e ti benediciamo. Grazie, 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 grazie per la nostra bocca che non ha vergogna a dirti grazie, 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 grazie. Lode, lode, gloria a te. Benedetto Tu sei, Signore. Grazie, Gesù, grazie. Allora dovremmo alzarci tutti in piedi e abbracciare almeno 100 persone. Dai, abbraccia almeno 2-3 persone, dai, benedicile con tutto il cuore, ringrazia Dio per la loro vita.
Fallimento non dice chi siamo, Signore, tu dici chi siamo. Signore, ti benediciamo per questo giorno di ordine, dove ogni cosa viene messa al suo posto, Signore, e noi nel tuo cuore, nella tua verità, Signore, nella tua pace, nella tua gioia, nella tua speranza, Signore. Oggi siamo in grado, Gesù, nel tuo nome potente, di ricapitolare tutta la nostra storia. Ti benediciamo, Signore, perché davvero la tua speranza è il nostro orizzonte, Signore. Signore, potremmo essere un po' zoppi, un po' sordi e un po' rovinati, ma camminando verso di te, Signore, pian piano riprendiamo le forze e certo raggiungiamo la meta. Che sei tu, Gesù, benedetto tu sei, Signore.
averti per vivere, devo averti per vivere, ogni respiro che mi dai mi avvicina a te, mi avvicina a te, mi avvicino a te, sei la forza mia. Amico
nostro compito non è quello di fare canti uno dietro un altro, è di capire quello che lo Spirito Santo vuole dirci e saperci fermare lì dove lo Spirito Santo mette la sua attenzione. Dai un abbandono totale alla sua presenza stasera, un abbandono totale del tuo cuore, della tua mente, dove riconosci in lui la sorgente di ogni forma di vita dentro di te, la sorgente della tua vita, della tua pace, della tua gioia, la sorgente dell'amore, del perdono, la sorgente di grazia e di misericordia, sorgente di conoscenza e di sapienza, di intelligenza e di discernimento, sorgente di ogni cosa.
prende un significato concreto. Signore, percepiamo la tua presenza, come davvero se in questo momento i nostri occhi potessero vedere il tuo volto, sentire le tue carezze, ascoltare il battito del tuo cuore, sentire il tuo profumo, Signore, e avere proprio una consistenza di quello che tu sei, Signore, che non sei una divinità astratta, ma sei qualcosa, anzi qualcuno di reale, presente, tangibile. E mai come in momenti come questi la nostra fede, Signore, fa radici di certezza, Signore. Potranno dirci ogni cosa di te, Signore, ma quello che noi viviamo di te non ce lo potranno mai rubare. Grazie, Signore, per questa partecipazione, Signore. Grazie perché non siamo delle marionette astratte, Signore, ma ci fai entrare in tutta la dinamica della tua grandezza come protagonisti, Signore. Grazie per il rispetto che hai di noi, Signore, per la fiducia. Grazie. Non smetteremo mai di dirti grazie, Signore. Grazie perché questa sera ci apri anche alla consapevolezza che questo tempo non è solo un tempo sporadico, ma ogni volta che noi ci rinchiudiamo nella nostra cameretta, Signore, questo contatto reale, non solo così di pensiero, ma materiale è possibile, Signore, grazie. Che ci insegna a pregare in un modo concreto, conoscendo veramente chi tu sei, Signore, non solo rivolgendoci a te, ma facendo un'esperienza di te. Sei benedetto, Signore, sei benedetto ora e sempre. Grazie. Gesù Cristo
insieme a tua voce, dichiarano: lui ha vinto per te. Sei più che vincitore in colui che ti ha amato. Sei più che vincitore, più che vincitrice in colui che ti ha amato. Alleluia. Alleluia. Abbiamo una condivisione da parte di Marco. Yeah. Accogliamolo con un applauso. È diventato un po' veneto, per questo faccio questo accento. Posso condividere? Buonasera a tutti. Ho avuto una visione, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere che lui appoggiava una corona sulla sua sposa, rivestita di bianco, lucente, e la prendeva per mano. E dai canti che abbiamo ascoltato prima, lo Spirito Santo vuole avere comunione con uno di noi ancora più in profondità. Lui ci vuole portare veramente a scoprire il suo cuore in tutto il suo essere, ed è tempo veramente che la sua Chiesa sperimenti veramente questa grazia che ci è stata data, e solo riceverlo. Una volta ho chiesto allo Spirito Santo: cioè, ma cos'è che hai fatto sulla croce, Gesù? Che veramente io non riesco a capirlo. E lo Spirito Santo mi ha detto: non cercare di comprenderlo, riceverlo e basta. Amen. Questo grande amore. Amen. Alleluia. Buonasera a tutti. Volevo appoggiare e confermare la visione che ha avuto Marco mentre danzavamo. Quando abbiamo usato le bandiere di due bianchi con il rosso e con l'oro, era proprio questo: il bianco è il simbolo della sposa che Cristo sta purificando, sposa senza la macchia, senza ruga, pagata con il suo sangue per la sua gloria. Amen. E quindi niente, è la conferma di quello che Dio ha trasmesso. Alleluia. Grazie anche per il coraggio che dà di cominciare a essere una chiesa attiva. Amen. 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 Alleluia. Accogliamo Corrado. Sempre bello stare insieme, sia nel pomeriggio che la sera. E stasera non sono solo, voglio dare l'opportunità a Mary di salutare, di salutare Mary, vieni qua, dai. Mi ringrazio. Io mi imbarazzo, non sembra, però mi imbarazzo, e volevo ringraziare a chi mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi. È per me veramente un onore, un piacere di essere qui, di accompagnarlo soprattutto, e vedere
che c'è qualcosa di bello qui, riesco a vivere un amore, una fratellanza bella veramente, qualcosa di speciale. Questo fa onore a Dio, credo, prima di tutto. E poi è bello vedere proprio questo amore, perché alla fine la base di tutto, se non c'è l'amore, è inutile tanti sermoni, tante parole, però non contano. Alla fine, se la base di tutto è l'amore, e si edifica qualcosa di meraviglioso, e dove Dio può lasciare il suo profumo ovunque. Quindi ringrazio ognuno di voi, è bello essere qui, vi benedico, e so che Dio farà grande cosa attraverso ognuno di voi. Ognuno di voi, perché Dio lo vuole fare con ognuno di noi, non ha preferenze per nessuno, solo cerca un cuore disponibile dove lui si può divertire e fare veramente quello che è il desiderio del suo cuore, non del nostro. Grazie. Non è meravigliosa? Vorrei chiedere a tutti quanti di alzarvi in piedi. E di dare la mano alla persona che è accanto a te. Chiedere allo Spirito Santo stasera di parlare ai nostri cuori, di il suo cuore innamorato, follemente innamorato per noi. Alleluia. Il suo cuore è follemente innamorato per noi. Amen. Se non dite tanti amen, lo ripeterò all'infinito. Il suo cuore è follemente innamorato di noi. Amen. Alleluia. E perciò, Spirito Santo, ti chiediamo di parlare ancora ai nostri cuori, di quando Dio deve edificare qualcosa nella nostra vita, prima di edificare, Lui scava. Già possiamo andare a casa. Prima di edificare qualcosa, Lui scava. C'è un concetto fondamentale che non mi stancherò di ribadire, soprattutto in questo periodo, ed è qualcosa che abbiamo accennato nel pomeriggio. Molto spesso noi andiamo alle riunioni e frequentiamo qualche riunione perché in un modo o in un altro pensiamo che dobbiamo ricevere qualche cosa, e chiaramente riceviamo, però il concetto di ricevere è un po' diverso da come Dio lo intende, perché noi pensiamo che Dio debba aggiungere qualcosa nella nostra vita, e la sua opera invece straordinaria è quella di togliere qualcosa dalla nostra vita. Togliere cosa? Togliere tutto quello che impedisce a Lui di esprimersi. Vorrei leggere insieme a voi Galati capitolo 2, versetto 20. Galati 2, il versetto 20. Questa è una dichiarazione dell'Apostolo Paolo, molto, molto particolare.
La lettera ai Galati, cronologicamente, è la prima lettera che lui scrisse, cioè è la prima lettera a livello cronologico che ci è arrivata dall'Apostolo Paolo. Quindi era abbastanza giovane nel ministerio in maniera particolare. Noi non sappiamo quante lettere abbia scritto Paolo, in realtà molte delle lettere che lui ha scritto non ci sono mai arrivate, e alcune sono andate perdute, e... tipo faccio un esempio, la seconda lettera ai Corinzi che noi abbiamo nella nostra Bibbia in realtà è la terza lettera ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi non è mai stata trovata, non è pervenuta. E quindi abbiamo perso tante cose, però quello che abbiamo è sufficiente per comprendere tante cose, non c'è dubbio. In Galati 2:20 lui scrive qualcosa e dice così: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. C'è tanta profondità in queste parole e potremmo stare non la serata, potremmo stare settimane semplicemente su questo verso, perché Paolo ha uno stile particolare. Paolo condensa in poche parole un'esperienza vissuta che avrebbe bisogno di essere aperta e spiegata con tantissime parole, e lui molto spesso usa delle espressioni per riassumere in poche parole dei concetti molto profondi. Lui scrive qua: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora, da quale punto di vista lui si può permettere di scrivere una cosa del genere? Per quello che fa, per quello che opera, per quello che opera. E questa è la risposta più sbagliata che si poteva dare. No, scherzo naturalmente. Come fa un uomo a dire io sono stato nelle rivelazioni che ha avuto, oppure nell'esperienza che ha avuto, oppure crede in quello che è stato fatto da Cristo. Credere in quello che è stato fatto da Cristo. In realtà la sua dichiarazione è una dichiarazione che lui dà da una posizione di piena consapevolezza. La consapevolezza non si basa su quello che fai, la consapevolezza si basa su ciò che lui ha fatto di te. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Voglio chiedervi un'opportunità per riparare. Può questa frase essere detta da ognuno di noi? Sì. Sì o no? Sì. Pronto. Assolutamente sì. Ecco perché non può dipendere da un operato, perché l'operato di ognuno di noi è diverso, ok? Lui sicuramente è un apostolo straordinario che Dio ha utilizzato in maniera meravigliosa per fondare, per mettere le fondamenta della chiesa primitiva, della prima chiesa al di fuori di Israele, quindi lui sicuramente ha dei meriti straordinari. Ma quello di cui stiamo parlando qui è una posizione che deriva da una consapevolezza, da una piena consapevolezza di ciò che Cristo ha fatto di lui. Io sono stato crocifisso con Cristo. Chi può dire una cosa del genere? Solo chi crede che Cristo è morto per lui. Rinunciando veramente a se stesso. Quando noi crediamo che Cristo è diventato peccato per noi, morendo al nostro posto sulla croce,
Nel momento in cui noi crediamo in Lui, noi possiamo dichiarare senza ombra di dubbio, con assoluta certezza: io sono stato crocifisso con Cristo, perché mentre Lui moriva, io morivo con Lui. Se è vero che attraverso il peccato di Adamo tutti quanti noi siamo diventati peccatori, ci siamo stati allontanati da Dio, è anche vero che attraverso l'ultimo Adamo, attraverso la sua morte, noi siamo morti. Attraverso la sua resurrezione, noi siamo risorti. Attraverso la sua ascensione, noi siamo seduti nei luoghi celesti insieme a Cristo alla destra del Padre. E se è così, vuol dire che tu ed io stiamo regnando. Di qualche mensa non me ne vado subito. Tu stai regnando con Cristo. Amen. Alleluia. E questo non è in virtù di quello che noi facciamo, grazie a Dio, ma in virtù di quello che Lui ha fatto di noi. Amen. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo è il motivo per il quale il diavolo non ha autorità sopra la tua vita, perché il diavolo non ha autorità sui morti. Noi siamo morti con Cristo e risuscitati a nuova vita con Lui, seduti alla destra del Padre in una posizione di autorità dove possiamo comandare al nemico di levare le sue mani dalla nostra vita, dalla nostra casa, dal nostro lavoro, dalle nostre finanze, dai nostri figli, da tutto quello che ci è stato dato da Dio. Amen. Dillo insieme a me: io ho autorità nel nome di Gesù e non lascerò al diavolo neanche un'unghia. Io sono stato crocifisso con Cristo, dice l'apostolo Paolo. Perché? Perché ha compreso che Cristo è morto al posto suo. Allora, così come il peccato ha delineato il tuo passato, la sua grazia e il suo amore sta determinando il tuo presente e il tuo futuro. Così come il peccato ha potuto definire chi eri tu, oggi la sua grazia definisce chi sei tu e ciò che sarai per sempre. Alleluia. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Attenzione, è la vita che ora vivo nella carne, non la vivo nella comunità. La vita che ora vivo nella carne non la vivo seduto in una scuola biblica. La vita che ora vivo nella carne non la vivo per riscaldare una sedia. La vita che ora vivo nella carne non la vivo per essere spettatore di qualcuno che canta e predica. La vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede. Non nella fede nel Figlio. Attenzione a questo particolare. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio. Puoi credere che la fede di Gesù opera attraverso di te? Amen. Vedete, noi continuiamo a sforzarci nel fatto di dover credere in Lui invece di riposare nel fatto che Lui crede in noi. Amen. Questa è bella. Un anno e più. No. Noi continuiamo a sforzarci e continuare a massacrarci il cervello e dire: devo credere di più. Dai, chi è che non si è scoraggiato? Dai, chi è che non... dovrei credere, dovrei... Quante volte hai parlato con qualcuno e hai detto: dovrei credere di più, dovrei avere... Come si fa ad avere più fede? Non si fa. Non si fa. Devi lasciare fare. Non si fa. Devi lasciare fare. La vita che ora vivo nella carne
Ah, carnazza. Tutti quanti noi sappiamo che è difficile la vita nella carne. La carne. Eh? La vivo nella fede del Figlio. Non dice la vita che ora vivo nella carne la vivo cercando di credere o di fare cose buone, cercando di migliorarmi, eccetera, eccetera. No, la vita che ora vivo nella carne la vivo lasciando che Lui operi attraverso di me. E in cosa consiste questa pace, questa serenità che noi abbiamo nel cuore? La vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha... parte più importante, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. Noi partiamo da una posizione dove sappiamo di essere amati, dove non facciamo le cose per farci amare, ma facciamo le cose perché sappiamo di essere amati. Lo ripeto, noi partiamo da una posizione in cui sappiamo di essere amati. Ciò che facciamo non è il requisito per essere amati, ma è il frutto del fatto che sappiamo di essere amati. Dillo alla persona accanto a te: io so di essere amato. Io lo so con tutto il mio cuore di essere amato. Io so di essere amato. Io so che Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'apostolo Giovanni dice una cosa incredibile, qualcosa che sfida la nostra intelligenza, che sfida la nostra capacità di comprensione. Dice: noi lo amiamo perché? Perché Egli ci ha amato per primo. E a volte ci sfugge la profondità di questo, perché è veramente profondo, ed è talmente profondo che a volte ci andiamo con molta superficialità e non riusciamo a comprendere la grandezza di questa frase. Per favore, chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me: tu mi hai amato per primo. Io ti amo perché tu mi hai amato per primo. Io ti amo perché tu mi hai amato per primo. Quindi tu lo ami non perché lo hai conosciuto, non perché ti sei convertito, non perché sei entrato a far parte di un gruppo particolare. Tu lo ami soltanto per un motivo: perché è Lui che ti ha amato per primo. Tu lo ami e riesci ad amarlo, e puoi amarlo perché hai capito e hai ricevuto e hai realizzato il suo amore per la tua vita. Se tutto quello che facciamo non parte da una fiducia assoluta e da una consapevolezza che Lui ci ama in maniera incondizionata e in maniera eterna, tutto quello che noi facciamo è peccato. No, perché ho detto una cosa che un po' particolare, neanche io me la rendo conto. Se tutto quello che facciamo non è il frutto del suo amore per noi, del fatto che ci sentiamo amati, la domanda è: qual è allora il motivo? Lo fai. È servilismo. Esatto. Oppure? Paura. Superstizione. Dipendenza. Dipendenza. O per ricevere qualcosa da Dio. Egocentrismo. O per ricevere qualcosa. Ricevere qualcosa. Tutto ciò che non viene dall'amore non è Dio. Amen. 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 Perché preghi? Perché leggi la Bibbia? Perché vai in comunità? Perché spendi dei soldi per andare in un campeggio o una conferenza? Perché predichi? Perché canti? Perché fai quello che fai per Lui? Se non lo facciamo per il fatto che sappiamo di essere amati, e quindi tutto quello che facciamo non lo facciamo per dimostrargli qualche cosa, lo facciamo perché sappiamo di essere amati.
di essere noi al centro del suo cuore e della sua attenzione. E tutto quello che facciamo non lo facciamo per conquistarci il suo favore, ma semplicemente per come risposta d'amore nei confronti del nostro Padre Celeste. Amen. Tutto quello che facciamo, se non è una risposta d'amore, è religione, è mancanza di convinzione. Paolo disse un giorno: tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Se tutto quello che facciamo non è il frutto, è il prodotto di un amore nei suoi confronti, non serve assolutamente a niente. Ecco perché Gesù diceva: io non voglio sacrificio, io voglio misericordia. Vi ricordate quando parlava ai farisei che lo criticavano perché stava con le prostitute, con i pubblicani? Non voglio sacrifici, voglio misericordia. Se quello che stai facendo, perché stiamo facendo per Dio, è un sacrificio, non farlo. No, non farlo. Non farlo. All'inizio può essere così, perché siamo ancora in crisi di e all'inizio perché abbiamo ricevuto, giustamente, un insegnamento sbagliato. Ma quanti si trovano ancora oggi in questa situazione, in questa condizione? Quanti fanno ciò che fanno per poter ricevere l'attenzione da parte di Dio? Dai, quante persone, quante volte noi nella nostra vita abbiamo pensato: magari prego un po' di più così vediamo se Lui mi risponde. Quanti di noi abbiamo utilizzato il digiuno per attirare l'attenzione? Dice: no, io il digiuno no, non ci ho mai pensato. Quanti di noi abbiamo utilizzato dei fioretti, delle promesse, abbiamo preso degli impegni dove abbiamo detto: in questo modo sicuramente Dio mi deve rispondere. È vero o no? Quante volte abbiamo cercato di manipolare il cuore del Padre? Abbiamo pensato di fargli cambiare idea. Sì, in questo senso, in una maniera più ampia, naturalmente così. Quanti di noi non abbiamo creduto, giustamente, come diceva la sorella, se nel fare le cose abbiamo creduto che magari Lui ci diceva: vabbè tu, quelli, cioè tu sì che hai capito. Quante volte abbiamo pensato che il Padre si comportasse in questa maniera? Ci è stato insegnato così. Ci è stato insegnato che se davamo dei soldi Dio ci proteggeva, che se facevamo delle cose Dio poteva chiudere un occhio su certe cose oppure elargire una benedizione più particolare a discapito magari di altri, che magari se pregavamo un po' di più ricevevamo un po' più di importanza, perché quando prego io il Signore mi ascolta. Chi ha pregato per te? Tizio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio. Dillo insieme a me: la fede del Figlio. Oh, lascia che questa parola possa trapassare il tuo cuore stasera. La fede del Figlio che opera nella tua vita. Non sei più tu che devi sforzarti di credere in Lui, ma devi semplicemente lasciare che la fede del Figlio lavori attraverso di te. Il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Abbiamo bisogno di rinnovamento della mente su certe cose. È vero o no? Guardate cosa dice Paolo qua nella lettera agli Efesini, la lettera dopo, al capitolo 3,
dal versetto 14 in poi, Efesini 3, versetto 14. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza e la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Lo sentite questo senso di pienezza che vuole... Ci sono ancora credenti che hanno, che vivono di paure continuamente per l'opera dei demoni nella loro vita, che sono talmente focalizzati e centrati sull'opera del diavolo che smettono di essere concentrati sull'opera di Dio nella loro vita. Molte persone continuano a pensare al fatto che possono essere influenzate da demoni dimenticandosi di essere possedute dallo Spirito Santo. Amen. Oh, dillo alla persona accanto a te: io sono posseduto dallo Spirito Santo, fai attenzione. Non smettiamola di dare importanza all'opera del nemico. Il diavolo è un nemico che è già distrutto. Lui è sotto i tuoi piedi, tu non puoi vincere il diavolo, perché questo l'ha fatto già Cristo per te. Quello che devi fare è mantenere la vittoria di Cristo sopra il nemico. Tu non lo devi, ora andiamo e sconfiggiamo il diavolo. No, tu non sconfiggi nessuno. Tu non puoi sconfiggere il diavolo, non puoi sconfiggere qualcuno che già è stato sconfitto. Noi manteniamo la sconfitta del nemico sotto i nostri piedi. Cambia il modo di vista, cambia il punto di vista, cambia il modo in cui interpreti la tua vita agli occhi di ciò che Cristo ha fatto in te e ha fatto di te. Spirito di patata. È uno spirito di spilorceria, perché si deve comprare il microfono nuovo. Facciamo una bella offerta stasera per il microfono nuovo. A quanti dà fastidio? A quanti dà fastidio? Non dà più fastidio a nessuno. C'è una bella offerta per il microfono da stasera. Quando noi comprendiamo non solo quello che Cristo ha fatto per noi, ma quello che Cristo ha fatto di noi, c'è qualcosa che accade nella nostra vita, qualcosa che succede che ci fa vivere in una dimensione totalmente diversa. Seconda Corinzi, il capitolo 5, il versetto 21, dai. Seconda Corinzi 5, 21. Io amo questo versetto perché è uno... 5:21, perché Dio ha parlato al mio cuore tanti anni fa con questa parola, e mi ha fatto vedere, mi ha dato un'immagine straordinaria davanti. Secondo Corinzi 5:21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Vedete, credere nella grazia di Dio significa credere in quello che Lui ha fatto per te una volta e per sempre. E se credi che Lui ha fatto qualcosa per te una volta e per sempre, tu credi anche che Lui non deve più fare ciò che Lui ha già fatto.
Sembra semplice, non lo è. Credere nel fatto che lui ha compiuto la sua opera per te significa crederlo che lui lo ha fatto una volta e per sempre e che non deve più farlo. Amen. Amen. Lui non ti deve più amare. Perché ti ha già amato. E il suo amore è eterno ed è stabile. Lui non cambia idea. Il suo amore va dall'inizio alla fine. Il problema è che non c'è né un inizio né una fine, perché Dio non ha inizio e non ha fine. È costante, è continuo e non cambia. È eterno ed è stabile, non è variabile. Non può essere come le azioni in borsa che salgono e cadono. Non c'è pericolo di bancarotta, non c'è pericolo di chiusura, non c'è pericolo che lui possa abdicare. Lui è stabile, lui è l'Iddio, il creatore dell'universo. Quando tu pensi a lui che fa qualcosa per te, noi lo pensiamo sempre in maniera temporale, come il tempo è una linea, ok? Che ha un inizio e ha una fine, ma noi stiamo andando da dove siamo partiti. Da dove siamo partiti noi? Dall'Eden. Siamo stati creati nell'Eden. Dove stiamo andando noi? Lì. Siamo partiti da lui e ritorniamo a lui. Siamo partiti da lui. Ritorniamo. Amen. La salvezza significa ritorno alle origini. Ritorno a casa. Non è lineare, stiamo ritornando. Fra quanto tempo? Non è importante, ci siamo là. Stiamo ritornando. Come di te, Sicilia, stai arrivando. Stai arrivando. Alleluia. Egli ha fatto essere peccato per noi. Significa che noi non potevamo prendere su di noi il peccato, neanche nostro, perché noi eravamo identificati con esso. Gesù ha preso il nostro peccato al punto tale che non solo lo ha preso e se l'è caricato, lui è diventato peccato. Questi sono gli amen. Lui è diventato peccato pur non conoscendo il peccato. Affinché noi non ricevessimo. Per favore, apprezzate questa differenza. Non affinché ricevessimo, ma affinché diventassimo. Certezza. La giustizia. No, 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 non è questione di certezza. Credere in lui non significa solo credere in quello che lui ha fatto per te, ma credere in quello che lui ha fatto di te. Dillo alla persona accanto a te: io sono una persona nuova. Noi tutti abbiamo peccato in Adamo, ma noi tutti siamo stati crocifissi con Cristo. Amen. Gesù è morto sulla croce, è stato sepolto per 3 giorni ed è stato nell'Hades, non all'inferno, nell'Hades. E poi è... capito. Cioè, aperto a fare cose nell'Ades. Morti prima, che non erano battezzati, che non conoscevano la legge o comunque non avevano avuto la rivelazione di la... No, ancora prima. Diciamo per tutti. Diciamo per tutti.
toccheremo questo argomento. No, perché sarebbe troppo, molto articolata. Che ti stanno dicendo? L'Ades. Gesù è morto, è stato sepolto. Alleluia. Oh, perché? Meno male che non è caduto. Ci è mancato poco. Siamo ancora in diretta. Che un po' garrotati, non gira. Non gira? No. Alleluia. Volto con un corpo fisico nell'Ades e con il suo spirito. Il terzo giorno risuscita. Sta 40 giorni assieme ai suoi discepoli, sappiamo, e poi ascende al Padre e si siede alla destra del Padre e poi dà lo Spirito Santo. Tutti quanti noi eravamo con Adamo nel giardino quando lui ha peccato, tutti quanti noi eravamo con l'ultimo Adamo quando ha dato la sua vita per noi sulla croce. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e dove Lui è stato, perché Cristo c'è stato al posto tuo. Sai perché sarai sempre con il Padre? Perché Cristo è lì seduto in questo momento. Amen. E dove Lui è, lì sono io. Amen. E dove Lui è, lì sarai anche tu. Amen. Per sempre. Amen. La Bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti alla destra del Padre in Cristo Gesù, al di sopra di principati, potestà, spiriti e dominatori e tutto quello che vogliamo. Quindi quando parli con il nemico, per favore, parla dall'alto verso il basso, perché Lui è lo sgabello dei tuoi piedi. Non sembrate molto convinti. Noi siamo seduti alla destra del Padre e il nemico, dice la Bibbia, è lo sgabello dei nostri piedi. Ed è là che deve stare. Il concetto di giustizia è molto semplice. Secondo gli ebrei la giustizia veniva acquisita sulla base di quello che si faceva. Fai queste cose e quindi sarai giusto. È una giustizia per opera, una giustizia dovuta al fatto che tu meriti qualcosa sulla base della tua obbedienza alla legge. Questo è il motivo per il quale Gesù spunta sulla scena mondiale e dice: dovete cambiare il vostro modo di pensare, perché il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Amen. E la giustizia non è più qualcosa che si ottiene attraverso le opere, ma è semplicemente credendo in colui che vi ama. Amen. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Questo concetto di giustizia è un concetto che va oltre quello che noi immaginiamo semplicemente. La giustizia è molto qualcosa che va più al di là del perdono stesso. Noi pensiamo sia la stessa cosa, in realtà non lo è. Quando parliamo del perdono parliamo di qualcosa di sulla base di una colpa commessa. Quindi noi abbiamo commesso delle colpe, noi vivevamo nel peccato, Cristo è venuto, ha versato il suo sangue e ha perdonato i nostri peccati, ma attraverso il suo sangue noi non siamo soltanto stati perdonati, noi siamo stati resi giusti. Il che significa una cosa ben diversa. Quando tu sei perdonato, la tua fedina penale rimane sempre sporca, e anche se hai scontato la pena per le tue malefatte, la tua fedina penale non cambia. Sei riabilitato a livello sociale, ma tutti sanno qual è il passato. Ma la parola giustizia è qualcosa che ci dà una libertà tremenda. Significa che quando la Bibbia dichiara che noi siamo stati resi giusti,
Dillo insieme a me: io sono giusto, io sono la giustizia di Dio. Significa che quando sei davanti a Dio, Lui non ti vede come qualcuno che è stato perdonato. Lui ti vede come una persona che non ha mai commesso niente. Noi siamo davanti a Lui come persone che non hanno mai commesso niente. Ma io ho sbagliato 10 minuti fa, prima di iniziare la riunione. Chiedi perdono al Signore e Lui ti perdona. No. Lui non ti deve perdonare. Sì, ma è successo 2000 anni fa. Non nell'eternità. Nell'eternità non c'è il tempo. Ma è successo 2000 anni fa? No. Nel cuore di Dio è appena successo. Amen. Tu hai sollevato uno dei più grandi, ma fai bene a parlare, non devi trattenerti, chiaramente scherziamo, fai bene a parlare, perché questa è una delle problematiche, perché noi abbiamo il concetto del peccato più grave. La misura di peccato, no? Ci sono una misura. I peccati più gravi e i peccati meno gravi, i peccati dove si può... Noi abbiamo inventato le bugie bianche, no? Da parte di chi? Da parte nostra. Perché? Tanto siamo sempre giustificati, quindi posso fare tutto quello che vuoi. È legittimo. La grazia è quindi un'opportunità per fare tutto ciò che vogliamo. Anzi. Domanda. Anzi. Vi faccio una domanda. Avete bisogno di essere minacciati per fare la volontà di Dio? No. Allora, qual è il motivo per il quale facciamo la volontà di Dio? Per amore. Guardate quello di cui abbiamo parlato all'inizio. Vi faccio un esempio. Quante donne ci sono qui? Donne sposate, anche non sposate, no? tutte le donne. Facciamo il caso che tutte foste sposate felicemente. Ok, vostro marito vi fa arrivare un messaggio a casa e vi dice: stasera preparati perché andiamo nel migliore ristorante della città. Ti vesti, arriva lì e dice: si vuole fare perdonare di qualche cosa, vabbè, normale. E trovi tuo marito che ti tratta come una regina, non come una principessa, una regina, ed esce fuori con un diamante. Wow, che ti brillano gli occhi. E questi camerieri che cominciano a portate, strade, tutto quello che ti piace. E fiori, e rose, e canzoni, un locale dedicato alle canzoni per te, un gruppo musicale, tutti i camerieri. Alla fine andiamo a casa? No, andremo a passare una notte nel miglior albergo della città. Ha vinto la lotteria, non so niente. Una notte d'amore straordinaria. L'indomani mattina non vi fa neanche alzare, vi porta la colazione a letto, una manifestazione d'amore. Insomma, in una serata, in una notte, scoprite di quale grande amore sincero, onesto e vero
vostro marito, il vostro uomo vi sta dimostrando. Magari era sposata da 50 anni e non l'aveva mai fatta. Che è già quello, era un miracolo. È un miracolo, sì o no? Domanda per rispondere ad una osservazione giusta e legittima. Appena vostro marito vi lascia perché deve andare a lavorare, il vostro primo pensiero qual è? Investigare. Il vostro primo pensiero qual è? Non vedo l'ora che esce, che mi lascia da sola, così lo tradisco. Io invece dico bene. Sto parlando di quello di cui si parla, sulla grazia, sulla giustizia. Quando tu comprendi che il tuo problema tra te e lui non sono i tuoi peccati. Quando tu comprendi che lui ti ama da impazzire, da morire, fino a morire per te, dimmi, farai di tutto per tradirlo o farai di tutto per amarlo? E per onorarlo, appunto. La posizione è personale. Ciò significa che la mia vita sarà all'ombra del suo amore. Amen. Non significa che sarò perfetto, però io so di essere. Io divento voi che ciò che voi siete, affinché voi diventiate ciò che io sono. Io muoio al posto vostro affinché voi viviate al posto mio. Io prendo il vostro posto sulla croce affinché voi prendiate il mio posto sulla terra. Voi siete luce del mondo e sale della terra. Ma spiritualmente parlando, siete seduti con la destra del Padre. Amen. Alleluia. Quindi, per quale dobbiamo predicare il Vangelo? Non per liberare le persone dall'inferno. Non è mai stata questa l'intenzione di Gesù. Il motivo perché dobbiamo predicare il Vangelo è per fare conoscere agli altri l'amore del Padre. Amen. Vi faccio vedere un esempio straordinario e andiamo verso la chiusura. Guardate qui, in Prima Giovanni, per trattare quello che Marisa giustamente diceva. Guardate qui, in Prima Giovanni, al capitolo 2, versetto 14 e 15. Padre, io vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e perché voi avete vinto il maligno. Vi faccio sempre notare che la nostra concezione del peccato è di peccato più grave e di peccato meno grave. Vi faccio notare che nella lista che Paolo scrive ai Galati sulle opere della carne, le ghiottonerie sono messe nella stessa lista dell'adulterio e che le invidie sono messe nella stessa lista delle magie e delle stregonerie e che le divisioni e il settarismo viene messo nella stessa lista delle fornicazioni e delle concupiscenze. Noi abbiamo il concetto di cosa sia più grave e meno grave, ma ditemi, è più grave qualcuno che uccide una persona
ci possono essere mille motivi per un omicidio. O come dice Giovanni, se non ami tuo fratello, sei omicida. Perché come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non ami tuo fratello che vedi? E chi non ama il proprio fratello è omicida. Quindi quando parliamo di omicidi, giustamente Marisa ci fa notare, la Bibbia parla di un omicidio, che è quello della mancanza d'amore. E non è questo quello che Gesù ha detto, da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli. Non da come cantate, non da come pregate. E dice qua al versetto 15, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Vi dico come l'abbiamo sempre letta noi e interpretata. Se tu fai una cosa sbagliata, vuol dire che l'amore del Padre non è in te. Ok? Domanda, c'è qualcuno che non sbaglia qui? Però mi sembra che tutti qui amiamo Dio. Quindi o c'è qualcosa che non va, o stiamo capendo male quello che è scritto. Perché in realtà quello che è scritto dice questo: quando tu non hai l'amore del Padre, la rivelazione, quando tu non hai la rivelazione dell'amore del Padre, quando tu non comprendi quanto il Padre ti ama, tu amerai il mondo. Quanti giovani lasciano le nostre comunità e ritornano a fare cose assurde per il semplice fatto che non hanno realizzato l'amore di Dio o che sono stati giudicati nel loro stile di vita, non sentendosi più amati, accettati e apprezzati per quello che erano realmente. Quindi non significa che se tu sbagli, quindi ami il mondo, l'amore del Padre non è in te. È esattamente al contrario. Se finché tu non realizzerai l'amore del Padre incondizionato, e non è una cosa che succede da un giorno all'altro, è un processo, è la rivelazione dell'amore del Padre. Io l'ho avuta dopo 20 anni di fede, dopo più di 20 anni di fede. Eppure predicavo, cantavo, viaggiavo, facevo tutto quello che facevo, ma quando ho ricevuto la rivelazione della grazia di Dio, la mia vita è stata stravolta totalmente. Quindi l'amore, la conoscenza dell'amore del Padre, la rivelazione dell'amore del Padre è qualcosa di progressivo nella nostra vita, e più lo conosciamo e più impareremo a dire di no a tutto quello che ci si presenta davanti per farci ritornare ad una vecchia vita. Quindi questo è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo. Non per la paura di una punizione, ma per amore di un Padre che ha dato ogni cosa per noi. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare per amore. Come risposta, come frutto, non come requisito. Vedete, la paura... E vado a concludere con questo. La paura è una delle cose che più ci inibisce nel portare frutto. La paura ci blocca, la paura ci limita, la paura ci terrorizza, la paura non ci fa vivere nella piena espressione dell'amore. Quando noi veniamo liberati dalla paura, noi cominciamo a portare frutto in maniera automatica. Per paura di non portare frutto, non portiamo frutto. Sì, è chiaro che ormai... Io non saprei cosa, tu sai cosa rispondere, domanda risposta. Io magari vorrei rispondere, ma non ho le parole. No, ma non stiamo parlando di risposte, stiamo parlando della nostra vita, cioè della nostra... del nostro rapporto con il Padre in maniera personale. Cioè,
Ci sono cose dove la paura ha avuto il sopravvento in determinate circostanze, tipo ad esempio ho paura di sbagliare a evangelizzare, ho paura di sbagliare a pregare per le persone, ho paura di cacciare i demoni, ho paura di fare delle scelte importanti nella mia vita, perché non so cosa mi aspetta, perché ho paura di fallire, perché ho paura di quello che gli altri. Lui conosce qualunque cosa di me, ho smesso di lottare con Dio. Amen. E ho deciso di farmi amare. Amen. Definitivamente. Amen. Quindi, mollo le ancore, mollo il timone della mia vita, alzo la vera maestra. Mi ama. Ho smesso di fare le cose per diventare qualcuno. Ho cominciato a credere che sono qualcuno. Ed è per questo che faccio determinate cose. Amen. È totalmente un'altra prospettiva. Io so chi sono, ma non perché sono migliore di qualcuno, perché so che lui mi ama, e siccome so che lui ama me e ama gli altri nello stesso modo, io devo rispettare gli altri, non sentendomi né superiore e neanche inferiore, sapendo e riconoscendo che tutti quanti noi abbiamo dei ruoli diversi, delle posizioni diverse, delle autorità diverse nel corpo, ma tutti abbiamo la stessa dignità. Amen. Tutti abbiamo la stessa identica dignità. Ed è nostro compito parlare dell'amore del nostro Padre. Quando è che la vita delle persone viene cambiata? Perché hanno paura del giudizio o perché si sentono amati? Se io gli fanno un torto, quello la tua mi ha detto cosa è, il coltello per il manico, io non posso fare niente. E però so che il Signore mi ama e mi fa giustizia lui. Io gli ho chiesto, Signore, fammi giustizia. Mi sta aprendo queste porte. Sta male. Sta facendo vedere la luce. La cosa importante quando noi chiediamo giustizia. Sono vecchi discorsi. Quando si parla della giustizia, la cosa importante da comprendere è questa. Io qualche giorno fa, come ho detto anche nella riunione, eravamo a Palermo, mi trovavo in tribunale per una situazione mia personale. Ed ero io chiaramente la controparte. Quando tu ti trovi in una determinata situazione e chiedi l'aiuto di Dio per la tua vita, ti rendi conto, se hai ricevuto la rivelazione dell'amore del Padre, che Dio non si schiera.
lui mi ha fatto del male, quindi Dio è dalla mia parte. Questo è quello che noi pensiamo. Appunto. Dio ama te, ma Dio ama pure la persona che ti ha fatto del male. Dio si schiera dalla tua parte, ma tu devi sapere che lui è schierato pure dalla sua parte, perché l'amore non si schiera. L'amore di un padre verso i figli è uguale, ok? Lui ti aiuterà ad uscire fuori da quella situazione non facendo del male alla controparte, ok? Ma aiutando te in quella situazione. Ecco perché è importante che tu rilasci, tu parlo in senso generale, il perdono nella vita di questa cosa fetusa che ti sta... una vita di disgrazia che tu li benedici, tu li benedici perché benedicendo, dice la Bibbia, che noi riceviamo favori meravigliosi da parte di Dio. Tu mi hai dato tanto, non piango per quello che quello mi ha rubato, perché so che tu mi darai di più. Pensaci tu però. Amen. Quindi la giustizia è sulla base delle cose, non sulla base delle, per come noi la intendiamo giustizia, ma che in realtà non, la giustizia è un'altra cosa. In realtà questo è purtroppo l'insegnamento che abbiamo avuto. L'importante è mantenere il cuore pulito nei confronti della controparte, ok? Avremo tante cose da dire, però concludiamo in questo modo, dillo insieme a me: io sono stato crocifisso con Cristo. Io sono stato e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'unica cosa che io posso fare rispondere a quest'amore. Amen. Amen. Tu sei grandemente amato. Amen. Tu sei grandemente favorito nell'amato suo figlio. Amen. E qualunque cosa tu farai non cambierà chi tu sei. Amen. Perché chi tu sei non è il prodotto delle tue opere. Amen. Grazie Padre. Chi tu sei è il prodotto della sua grazia. Se prima facevi bene, questo non ha fatto di te una persona migliore davanti a Dio. Se prima facevi male, non ha fatto di te una persona peggiore davanti a Dio. Tutti quanti noi abbiamo bisogno del suo amore. Quando comprendiamo il suo amore, comprendiamo che siamo quello che siamo per la sua grazia e non per i nostri meriti. Amen. E il nostro compito è predicare l'amore di Dio a ogni persona che ha bisogno. Questo è il modo come possiamo vincere e guadagnare. Amen. I nostri fratelli e le nostre sorelle. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Questo era un applauso per l'Apostolo Paolo. Alleluia. In questo abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente. Quindi non glielo dire più a tuo marito: non canci mai, sei sempre lo stesso. Viva la sincerità, ci sempre giovani. Non canci mai, sei sempre lo stesso. O dopo cangia più, ma io inizio. Sì. Alla faccia della rivelazione. Impara a benedire la tua vita. Prima di tutto, una delle cose che dobbiamo imparare è imparare a benedire noi stessi.
Non cambierai mai finché non credi che Lui ti sta cambiando. Amen. Non andrai mai in una direzione diversa se non ti rivesti di quella dignità che Lui ti ha dato. Per favore, domani mattina quando ti sveglierai, ricordati che sei un re, che sei una regina. Cammina a testa alta e non a testa bassa. Amen. E non permettere a nessuno di calpestare la tua dignità e la tua identità. Amen. E se qualcuno ti ricorda il tuo passato, ricordagli quello che Cristo ha fatto per te. Amen. Se qualcuno viene da te e ti dice: ma tu sei quello che ha fatto questo e quest'altro, può dirgli tranquillamente: i miei sbagli e i miei errori sono stati cancellati definitivamente davanti al Padre. Io sono una nuova creatura. Amen. Non sono perfetto in me stesso, sono perfetto perché Lui mi vede in maniera perfetta. Amen. Alleluia. Dai la mano alla persona accanto a te, dai la mano a tuo marito. Abbiamo bisogno di essere rinnovati nella nostra mente. Anche tu, fratello. No, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. È la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. La vivo nella fede del Figlio di Dio, è la sua fede che opera in me. Non è la mia fede che opera verso di Lui, è la sua fede che opera attraverso di me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale io so che Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quando camminiamo con questa consapevolezza, ditemi, cosa succederà domani, lunedì, quando andrete nel posto di lavoro, quando ritornerete a casa? Quando viviamo in questa consapevolezza, più leggera. Sei più leggero perché non mangi, fai il giorno domani. È domenica, cane calamo di solito. Alleluia. Ovunque tu arrivi, arriva la presenza Amen. Di Dio. Amen. Ovunque tu arrivi, arriva il favore di Dio. Amen. Ovunque tu arrivi, arriva la potenza di Dio. Amen. Ovunque tu arrivi, arriva il regno di Dio. Ovunque tu arrivi, arriva la gloria di Dio. Ovunque tu arrivi, arriva la giustizia di Dio. Amen. Ciò che tu sei. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti questa sera e grazie per come tu operi nella nostra vita, grazie per come tu parli ai nostri cuori, grazie Padre per come ci convinci in maniera così dolce e gentile con il tuo amore, grazie perché lo Spirito Santo è stato mandato per convincerci di giustizia, grazie perché lo Spirito Santo dentro di noi ci convince che siamo giusti e che siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ed è per questo, Padre, che voglio pregare che questa convinzione, questa consapevolezza possa cambiare il nostro carattere, il modo in cui noi ci esponiamo nei confronti delle altre persone. Vogliamo ringraziarti per come tu cambi anche il nostro modo di camminare, la nostra postura quando sappiamo chi siamo e abbiamo realizzato chi siamo. Amen. Non camminiamo più a testa bassa e con le spalle curve, camminiamo a testa alta e con le spalle e il petto in fuori. Grazie per come tu cambi il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire. Grazie perché la dignità regale riuscirà a condizionare ogni area della Amen. Nostra vita. Amen. Per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, Amen. Padre. Grazie. Amen. Amen. Grazie. E mentre Corrado faceva la preghiera di ringraziamento, ho sentito forte che il Signore diceva: voi siete la mia risposta al mondo. Amen. E proprio
cioè questa carica che ci sta dando stasera, rinnovando proprio la nostra identità più profonda, ci fa uscire da quella porta per entrare nel mondo, per entrare davvero in ciò che noi siamo profondamente. E oggi io ti voglio chiedere tutto quello che hai ricevuto, al di là del fatto che la tua mente l'ha compreso, che non l'ha compreso totalmente, non importa, lo spirito certo l'ha compreso. E voglio chiederti proprio il coraggio, adesso facciamo un momento di preghiera, di chiedere al Signore di legare ogni distrazione che ti può portare fuori da questa verità e da fuori da questa decisione che oggi hai prestato davanti a Dio, di legarla ai piedi della croce, nel nome di Gesù, perché tu esca davvero fortificato nella sua verità. Amen. Amen. La vita del regno in manifestazione, dai, dichiariamolo.
nostra vita. Cambiamento, trasformazione, rinnovamento e pieno ravvedimento nella nostra vita, affinché il regno di Dio possa manifestarsi e il Vangelo possa essere predicato in tutta la sua bellezza, in tutta la sua pienezza, in tutta la sua potenza. Alleluia! Decreta nel nome di Gesù cielo sulla terra, come in cielo così in terra, come in cielo così in terra. Gesù ha detto che è possibile, come in cielo così in terra. Che bello vedere i fratelli che comprendono il peso nel loro essere al servizio per i fratelli. Questo onore che Dio ci dà di servirci gli uni gli altri. Noi a volte ne vediamo l'onere nel servizio e invece è un vero onore. Amen. Ogni volta che c'è un fratello davanti a noi, c'è davanti il suo cuore, la sua storia, tutto il suo mistero. Dio ci dà la fiducia di affidarlo a noi. Ma voi ci avete mai pensato? Cosa ci dà Dio ogni volta che ci mette davanti un fratello? Qualcosa di estremamente prezioso.
degno di rispetto, abbiamo detto ancora prima, come lo siamo esattamente noi. Di grande grazia e io sono felice e sarò proprio grata al Signore a ringraziare per ognuno di voi, con chi conosco un po' di più, chi un po' di meno, perché sono certa che questa data l'abbiamo segnata, questo 13 ottobre 2018 diventa uno spartiacque nella nostra vita, perché il popolo di Dio si manifesti, perché si ricorda chi è venuto prima di noi perché noi potessimo portare il suo cielo sulla terra. Amen. Amen. E quindi, come abbiamo cantato l'ultimo canto, come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Alleluia, un applauso al Signore. Si andrebbe via mai, quando si apre il cielo non si andrebbe via mai, ma quello che è bello è che il nostro cielo è aperto in modo definitivo anche quando usciamo da quella porta, e quindi ringraziamo il Signore. Volevamo ricordare che il 1 novembre, per chi può e chi ha una giornata di tempo, c'è uno splendido appuntamento a Catania che è Infocati per Dio numero 15. Siamo già nell'età dell'adolescenza, tra un po' diventiamo maggiorenni anche lì, lode il Signore. Amen. E quindi è una bella occasione per fare una giornata di preghiera per chi è presente fisicamente a Catania, ovviamente si rivolge a loro per l'organizzazione, per avvisare la questione logistica, e chi non lo è può essere presente via streaming, ma soprattutto nello spirito, tenendo le braccia alzate, perché quando nel mondo si festeggia Halloween, noi celebriamo il Dio della vita. Amen. Amen. Alleluia. Aspetta, magari lo facciamo dopo. Allora, ok, volevo ricordarvi una cortesia, se avete desiderio di lasciare un'offerta, c'è da sostituire, come avete capito, anche questo, e quindi che il Signore vi ispiri su quello che deve essere. Là in fondo c'è Marisa a questo proposito, chi ci vuole dare una mano anche per dopo, per mettere a posto le sedie, se devono essere infilate lateralmente, è ben gradito anche per questo.